nasce un libro? Rispondere a questa domanda vuol dire percorrere le tappe di una vicenda complessa e affascinante nello stesso tempo. Il libro nasce così. L'autore consegna il dattilo scritto all'editore. In redazione, il dattilo scritto viene riletto e approntato per la composizione tipografica. Segni particolari vengono usati per indicare le parole o le righe da comporre in corsivo, in eretto, in maiuscolo. Il dattilo scritto è in composizione alla Linotype. Le matrici delle varie lettere, richiamate da lievi battute sulla tastiera, si allineano nell'apposito compositorio e vengono inviate davanti alla fenditura da cui proviene il piombo fuso. A macchina aperta si intravede la riga di piombo appena solidificata. Una lama espelle la riga, che esce allineandosi alle altre nell'apposita sede. Un altro sistema di composizione, indispensabile per i lavori tipografici più complessi, è quello della monotype. Alla tastiera si ottiene un rotolo di carta perforata, in cui ad ogni lettera o segno dell'alfabeto corrisponde un diverso sistema di fori. Il rotolo passa poi su un'altra macchina, la fonditrice. Mentre la riga prodotta dalla Linotype è un unico pezzo di piombo, la riga prodotta dalla Monotype è costituita da tante letterine distinte e accostate. Del tutto diversa è la fotocomposizione. Il testo, anziché su piombo, viene riprodotto su pellicola o carta fotografica. Ma torniamo al nostro piombo. Si inchiostrano le colonne di righe e si tirano due bozze di stampa. Una servirà per la correzione degli errori e l'altra verrà usata per allestire il menabò. In redazione le bozze vengono corrette mediante lettura a due. Un correttore legge ad alta voce, l'altro controlla che il testo composto corrisponda esattamente al dattilo scritto. Le correzioni vengono fatte sui margini delle bozze mediante convenzionali segni di rimando. Le bozze corrette tornano alla Linotype, dove vengono rifatte le righe contenenti errori. In redazione si prepara il menabò, cioè il modello di impaginazione per il tipografo. Le bozze, ritagliate, vengono incollate su fogli aventi l'esatto formato del libro. Si decide dove collocare le illustrazioni e si coprono gli spazi scelti con gli stamponi o con le prove fotografiche delle illustrazioni stesse. A mano vengono scritti i titoli e le indicazioni relative ai caratteri e ai corpi tipografici che dovranno essere usati. Seguiamo ora le ulteriori fasi di lavorazione di un libro destinato ad essere stampato in macchina piana tipografica. Il compositore a mano, seguendo le bozze corrette, toglie dalle colonne di piombo le righe errate e le sostituisce con quelle corrette. Guidato dal menabò, procede poi all'impaginazione. Misura col tipometro. Per ciascuna pagina isola la giusta quantità di righe. Sempre sulla scorta del menabò, colloca i cliché di zinco negli spazi previsti. Attingendo i caratteri mobili dall'apposita cassa e disponendoli sul suo compositorio, compone i titoli.
Poi li colloca al loro posto nella pagina, la quale in tal modo risulta completa. Anche dell'impaginato si tirano le bozze di stampa sul torchio elettrico. In redazione si fa il riscontro fra le bozze in colonna e quelle in pagina per verificare che le correzioni siano state eseguite. Si confronta poi l'impaginazione col Menabò per verificarne la corrispondenza. Prima di apporre il visto sui stampi, le bozze in pagina vengono sottoposte ad un'attenta rilettura finale che consenta di scoprire gli ultimi eventuali errori. In tipografia, quando arrivano le bozze licenziate per la stampa, le pagine di piombo vengono disposte e rinserrate entro appositi telai, in forme che verranno poi sistemate sul piano della macchina da stampa. Il macchinista controlla che le pagine della forma siano quelle giuste. Battuta e pulita la forma, si avvia la macchina. Prima di iniziare la stampa vera e propria, bisogna attendere che l'inchiostro, dal calamaio, si distenda uniformemente, passando tra i diversi rulli intermedi, detti macinatori, sul rullo destinato ad inchiostrare la forma. Sulla macchina piana si usa carta in fogli stesi, da stampare prima su un verso, detto bianca, naturalmente per tutte le copie previste dalla tiratura, poi sull'altro verso, detto volta. Le pagine da stampare su ciascuno dei due versi vanno scelte in modo che poi, piegato il foglio nel formato del libro, si succedano esattamente secondo la loro numerazione. Ecco un foglio stampato soltanto in bianca. E il medesimo foglio stampato anche in volta. Seguiamo ora la lavorazione di un libro destinato ad essere stampato non in macchina piana, ma in offset. Il compositore a mano, al momento dell'impaginazione, lascia degli spazi vuoti per i titoli e per le illustrazioni, che verranno approntati, su pellicola, in altri reparti dell'azienda grafica. Il piombo così impaginato passa alla belinatura. In un apposito torchio si tirano delle copie su celofan o su carta velina trasparente. Le veline del testo verranno completate, in fase di montaggio, con le pellicole dei titoli e delle illustrazioni. Ecco appunto la preparazione dei titoli su una piccola fotocompositrice. I titoli, su pellicola trasparente, sono pronti per passare al reparto montaggio, ove già si trovano le veline del testo. Ecco il tavolo luminoso per i montaggi. Controllata la corrispondenza del titolo in pellicola col titolo del Menabò, la pellicola viene montata insieme con la velina del testo su supporto trasparente. Ora, per completare il montaggio, mancano soltanto le pellicole delle illustrazioni che vengono approntate nel reparto di fotomeccanica. Bozzetti, disegni e fotografie vengono fotografati per ricavarne, nelle misure desiderate, le corrispondenti pellicole positive. Dal disegno e dalla fotografia in bianco e nero si ottiene rispettivamente una sola pellicola. Da ogni bozzetto a colori, invece, si ottengono quattro pellicole, una per il giallo, una per il blu, una per il rosso e una per il nero. Da esse verranno ricavate quattro lastre di stampa,
Sovrapponendo questi quattro colori si ottiene infatti tutta la gamma di colori presenti nel bozzetto. Il cromista, col lentino di ingrandimento, controlla attentamente le pellicole per decidere se abbiano o meno bisogno di ritocchi manuali in funzione di quello che dovrà essere il risultato definitivo. E naturalmente in funzione della fedeltà rispetto agli originali. Anche le pellicole delle illustrazioni finiscono sul tavolo di montaggio e vanno ad occupare gli appositi spazi secondo le collocazioni previste sul menabò, aggiungendosi alle veline del testo e alle pellicole dei titoli. Si completa così il montaggio di queste pagine scelte a scopo esemplificativo. Inizia, a questo punto, il processo di allestimento delle lastre di alluminio destinate alla macchina stampatrice. Il montaggio trasparente viene appoggiato e messo in pressione sottovuoto su una lastra preparata con un'emulsione fotosensibile. In posa, sotto una forte illuminazione, la lastra viene così impressionata e tutto ciò che il montaggio contiene, testo, titoli, illustrazioni, si trasferisce sulla lastra stessa. L'operazione, modernamente, viene effettuata in macchine chiuse, in cui la lampada d'arco voltaico è sostituita da potenti lampade alogene o al quarzo. La lastra impressionata viene poi sviluppata attraverso tutta una serie di operazioni, di cui vediamo qui solo alcuni momenti. Lo sviluppo, che rivela progressivamente ed in modo sempre più nitido testo e illustrazioni. L'asciugatura in apposite centrifughe. La laccatura. Dopo le successive fasi di lavorazione, ecco le lastre pronte. Le quattro lastre di alluminio vengono montate sui cilindri della macchina litografica offset da stampa quadricolore. Nei quattro calamai vengono messi gli inchiostri, giallo, rosso, blu e nero. La macchina, caricata con la carta in fogli stesi, viene messa in moto lentamente perché ha bisogno di tutta una serie di registrazioni che nel loro insieme costituiscono l'avviamento. Ecco infatti uno dei primi fogli stampati. Come si vede, le illustrazioni sono fuori registro, i colori cioè non sono perfettamente sovrapposti. Si provvede alla registrazione mediante impercettibili spostamenti delle lastre sui cilindri. La quadricolore ricomincia a girare. Il foglio ora è a registro, bisogna però controllare i colori. Il capo macchinista indica le zone del foglio dove il colore non è soddisfacente. Il macchinista provvede a registrare l'intensità dell'inchiostrazione regolando il flusso degli inchiostri dei calamai. Ora il foglio va bene. Inizia la tiratura a piena velocità.
Notiamo il percorso del foglio. Viene aspirato dalle ventose e, posto sulla tavola di immissione, passa sotto i quattro cilindri ed esce già completamente stampato all'altro capo della macchina. Nelle macchine rotative, usate soprattutto per stampare giornali e riviste, anziché carta in fogli stesi, si usa carta in bobina. Ma torniamo alla nostra quadricolore. I fogli stampati vengono avviati alla legatoria, dove verranno piegati. Ecco la macchina piegatrice, dove i fogli subiscono una serie di pieghe successive ed escono nel formato del libro. L'elemento del libro si chiama sedicesimo, ventiquattresimo o trentaduesimo, a seconda del numero di pagine che ha, rispettivamente 16, 24 o 32. In questo caso, i sedicesimi, a pile omogenee, vengono raccolti ad uno e assortiti nella sequenza che avranno nel libro da questa lunga macchina, detta appunto raccoglitrice. Al terminale della macchina abbiamo così una serie di libri sciolti, ma completi, dal frontespizio all'indice, pronti ad essere inviati alle cucitrici automatiche. Ecco le cucitrici, che con refe bianco cuciono tra di loro i vari elementi del libro. I libri cuciti passano alla macchina brossuratrice. Dopo aver spalmato la colla sul dorso, la brossuratrice applica a ciascun libro la copertina di cartoncino. Altro è il procedimento per i libri cartonati. Il libro, finalmente completo di tutti i suoi componenti, esce dalla brossuratrice, finendo su un nastro trasportatore. Il percorso, come si vede, è piuttosto lungo, per consentire alla colla di asciugare quel tanto che basta per arrivare sufficientemente solido alla taglierina trilaterale per il raffilo, il quale avviene contemporaneamente in piede e in testa, cioè sui due lati corti, e poi in pancia, cioè sul lato lungo. Così termina la lavorazione del libro. La prima copia viene mostrata all'editore, che l'osserva compiaciuto. Il libro è pronto a svolgere la sua funzione di strumento di cultura, ma non molti, forse, conoscono la lunga avventura della sua realizzazione, nella quale, più che mai, è impossibile separare intelligenza e lavoro manuale.